Presidente, oggi a Palazzo Fibbioni all'Aquila si è parlato della nuova legge di bilancio e delle novità per l'Aquila e il cratere. Ecco, ce ne vuole parlare? Di cosa si tratta? Abbiamo preannunciato, la legge di bilancio è in bozza, sta circolando tra gli uffici, ma abbiamo in questa bozza è già ben presente con chiarezza gli articoli che riguardano la ricostruzione post-sisma. Finalmente, dopo anni e anni in cui il Comune dell'Aquila, il territorio abruzzese, era costretto ad andare a protestare a Roma, a mendicare un emendamento, a far capire che bisognava continuare ad investire sulla ricostruzione e a sostenere i comuni del cratere che hanno avuto minori entrate e maggiori spese a causa del sisma e che continuano ad averle, questa volta il Governo ci ha ascoltato. Era un impegno che ci eravamo presi, una scommessa che avevamo fatto con Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio eletta all'Aquila. Non avevamo dubbi che l'attenzione del Governo verso l'Abruzzo e verso il tema della ricostruzione sarebbe stata molto diversa rispetto al passato. Quello che abbiamo scritto insieme al Comune, insieme agli uffici speciali della ricostruzione, sia del 2009 che del 2016, è pressoché integralmente e sostanzialmente presente nella legge di bilancio. Vengono rifinanziati con importi doppi se non tripli rispetto al passato questo sbilancio, i bilanci dei comuni interessati, e non viene fatto solo per quest'anno ma con una previsione correttamente triennale, come avevamo sempre cercato di spiegare ai governi e ai parlamenti nella precedente legislatura. E quindi questo è un cambio di passo molto deciso. Il governo, finalmente lo Stato, dimostra di voler rispettare la dignità degli abruzzesi e affrontare con serietà il tema della ricostruzione.